Buongiorno, buongiorno a voi, adesso vi parlo direttamente in pradulano per poi al limite traduciamo in italiano, traduciamo allora. Allora, buongiorno, da dove voi, Moteo? Da voi da Pradle, da Prezzo, Raiena, da dove voi? E allora io una volta che andava a Valagnè, portava la canestra che, o la cucina che la mangiava che faceva, e dopo c'è veramente mo. La forbice, che lui è l'uesero che cammina sotto stanca, e davvero che sembra mettere tante cose. Ma la famo, mo traducedeo, mo. Aspetta, non mi ricordo che hai detto, mo dall'inizio. Prima un discorso semplice che è difficile pure capirlo, no? Allora, una volta quando ero a Unit, stiamo facendo i giochi che ci stiamo a volte, a zomba cavalli, a tocca liberata, che facevamo, assassite, uno monta la luna, sono tutti giochi semplici e divertenti, ci divertavamo così, con lo pallone, alla piazza, che non ci stiamo la macchina, non ci stiamo niente, soltanto i traioni e la manbrucca ci stiamo. E il cadre della racconta della gioventù, dalla fanciullezza, diciamo, alla praturana, quando eravamo quadreglie. Facciamo a zavurrate, a tutù, tutte cose proprio che ormai non sono più, non sanno anche come sono fatte queste cose belle da ricordare. I ragazzi, io la racconto sempre ai miei nipotini, che loro non credono come si giocava una volta, giochi puliti e semplici. Adesso con WhatsApp, tutti con le, come si chiamano quelle, i joystick, come si chiamano queste cose, sì, che giocano adesso? Videogiochi. Videogiochi, sì, cose, sì. Così, e che una volta proprio stavamo all'oscuro, queste cose. E giochi semplici e belli, ci divertivamo. Alla lufazzuletta giocavamo, alla caparra, altri giochi facevamo lo soldato, lo chef del soldato. Stavamo così, pazzo, sì, che è stato, che è stato, basta così. E di cosa si occupa? E adesso ci occupiamo della Vicola Peligna, è nata nel 1980 questa azienda, abbiamo 60.000 galline, abbiamo fatto l'ultimo grido di galline all'aperto, quindi pascono le galline all'aperto, se Dio vuole manderemo pure su WhatsApp questo capannone che è l'ultimo grido, e così andiamo avanti, che abbiamo una bellezza di 28-30 ettari di terra a mais per allevare queste galline. Rallevare tutto naturale, poi facciamo l'aglio, mo facciamo una foto pure dell'aglio al limite, adesso l'aglio, facciamo sempre un mezzo ettaro d'aglio, insomma, ci diamo da fare con l'agricoltura per cercare di mandare avanti questa azienda nel cuore dell'Abruzzo, diciamo, nella Valle Peligna, che è una valle così bella perché abbiamo a quattro passi il mare, abbiamo il lago Tiscanno qui vicino, le montagne, in sostanza una vallata bella e da ammirare. E così andiamo avanti, speriamo che il Signore ci dà la forza di andare avanti per tanti anni. Certo, la ringrazio. Grazie a voi, grazie del video, e speriamo di rivederci prossimamente. Vengo a trovarla, facciamo delle foto, dei perfetto, video alle bravo, galline, bravo, anche le galline. Mi fa piacere, almeno quella all'aperto, perché ce ne stanno pochissime in Italia, che non è facile fare un allevamento all'aperto, perché poi essendo la gallina all'aperto, quindi pascolano, devo andare lì a controllare per gli animali, ci sta la recinzione, però è sempre pericoloso per le poiane, in sostanza devi stare lì a controllare, quindi però è un ovetto particolare, perché ovviamente prende il sole la gallina, quindi razzola all'esterno, razzola e mangia roba naturale, che abbiamo la bellezza di 4.000 quintali di mais all'anno, quindi le mandiamo avanti con questo mais naturale. Meglio così non vi posso raccontare. Sì. Grazie, signor grazie, Gabriele. Grazie a voi, grazie. Gio, speriamo di meo, signor Di Meo, che ci ha fatto questa intervista qui, e speriamo di rivederci in buona salute e ci mangiamo qualcosa tradizionale abruzzese. Assolutamente, senza quattro dubbio. Tagliatello o quattro facevi alla pugnete. Facevi alla pugnete. Grazie, arrivederci. Ciao, arrivederci, grazie.